Adesso cantiamo e meditiamo su gli omaggi ai tutti i nostri maestri, tutti un senso di gratitudine verso tutti quelli che ce ne ha dato la conoscenza della liberazione vera, dell'energia dell'amore, che sarà il titolo della conferenza inventata a questo momento. Dovrebbe essere qua di Lucerna proprio da Vicenza, ma dovuto circostanze al di là di suo controllo, non potrebbe venire. Oma Gyanti Mirandasya Ganajana Salakaya Chakshun Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamala Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupang
sagra jatam sahagana raghunatan vitantam sujivam sadvaitam savadutam parijana sahitam krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambikamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Shanamami Yari Priya Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna. Oggi sarà una vera sfida di concentrarsi perché ogni sabato adesso sono finite le vacanze, sono tornati tutti, adesso ogni sabato c'è più gente. Ma cerchiamo di concentrarsi. Allora, ho fatto un po' spontaneo oggi, ma è molto speciale che oggi sono due eventi oggi, che sappiamo un evento. Forse abbiamo dimenticato, ma 11 settembre, il famoso giorno dell'attacco in America. Essendo nato in America ci sento un po' così. Parleremo anche di questo, ma ancora più, molto più importante, è oggi comincia l'apparizione, o diciamo il compleanno, l'apparizione di grandi devote, grande incarnazione dell'energia dell'amore, cominciando oggi con il consorta o la moglie di Sri Advaita Charya. Oggi facciamo qualche nome e cerco di spiegare le varie personalità, perché oggi è l'apparizione di un'incarnazione divina dell'energia dell'amore, Sita Thakurani. Sita Thakurani è la consorte o la moglie di Sri Advaita Charya. Allora, chi è Sri Advaita Charya e chi è Sita Thakurani? 500 anni fa, un po' più di 500 anni fa, Krishna, l'incarnazione divino originale, apparso più di 5.000 anni fa. E no, data delle istruzioni, un testo famoso che si chiama la Bhagavad Gita, che ha chiesto a tutti di arrendersi a me e torna nel mondo spirituale. Poi dopodiché la maggior parte delle persone non riusciva a seguire questa istruzione. Così lo stesso Krishna ha deciso di tornare di nuovo 500 anni fa in un'altra forma, ma è stato chiamato da questa personalità Advaita Charya. Perché anche se noi veniamo in questa dimensione materiale, che siamo affaticati, oppressi e cerchiamo riposo, in realtà cerchiamo impegno spirituale, non riposo. Riposo, nel mondo spirituale non c'è riposo, perché non c'è fatica, non si fatica, non c'è oppressione o fatica o ansia o stanchezza, perché ogni momento è sempre fresco, sempre pieno di una relazione, come abbiamo spiegato settimana scorsa, pieno di relazioni di amore. Così uno non vede ora di continuare queste scambio di amore con Krishna e con tutte le sue espansioni devoti, e così non c'è voglia di riposare. Infatti i grandi maestri, i grandi spiritualisti devoti non riuscivano a riposare, perché non volevano riposare, perché gustavano tanto, come
quando stiamo facendo qualcosa veramente bello, che gli piace, che ci dà entusiasmo e piaceri, non ti viene voglia di andare a dormire, specialmente quando sei giovane. Poi nel mondo spirituale sono tutti giovani, eternamente giovani, non c'è vecchiaia, malattia, morte, queste cose. Sono sempre tutti giovani, freschi, impegnati costantemente in uno scambio di amore con Krishna. Così non c'è bisogno di riposo, non c'è anche voglia di riposo. Così, ma Advaita Acharya, che è un'incarnazione di Mahavishnu, tanti nomi, non so, comunque è un'incarnazione divina, che ha da fare con queste dimensioni materiali, Mahavishnu. E poi Advaita Acharya è apparso prima di Sri Chaitanya, è apparso prima dell'incarnazione di Krishna, Signor Chaitanya, diversi anni prima, e vedeva le situazioni nel mondo, vedeva le situazioni, poi oggi è mille volte peggio di 500 anni fa, ma vedeva già una situazione di conflitti, di oppressione, di invidia, di scontri, tante difficoltà, allontananza dalle dimensioni spirituali. E così lui diceva: anche io sono un'incarnazione divina, potrebbe fare qualcosa, ma la situazione è così difficile e così lontano dalla spiritualità, avremo bisogno di un'incarnazione diretta di Dio stesso, Krishna stesso. Così ha pregato per l'apparizione di Krishna. E Advaita Acharya, da giovane, era sposato con questa devota Sita Thakurani. Sita Thakurani era come Lakshmi Devi. Dio è sempre diviso in due, eternamente si espande in due parti, la parte maschile e femminile, ma non come pensiamo noi maschile e femminile di questo mondo, queste dimensioni. E per aumentare le sue piacere, il suo scambio di servizio, di amore. E così espande, e tutte le sue incarnazioni sono sempre insieme, in due. Radha e Krishna, Sitaram, Sita Thakurani, Advaita. E per quello oggi comincia questa catena, oggi è Sita Thakurani, il consorte di Advaita Acharya, domani è l'apparizione di Lalita Devi, che è la prima espansione di Srimati Radharani, che è la consorte di Krishna. Avete domande sui nomi? Cerco di spiegare. Sono stato preso all'imprevisto di fare la conferenza, perché dovevo finire un'altra volta a fare la conferenza oggi. Ma l'ho visto che oggi si festeggia, si osserva questa osservanza dell'apparizione di Sita Thakurani. E Sita Thakurani aveva una relazione, come ho spiegato settimana scorsa, una delle relazioni che uno può avere con il Signore è come madre o padre, non Dio padre, noi figli che chiedono benefici dal padre, ma come genitori o madre o padre verso il divino. E così Sita Thakurani aveva questo, essendo più grande, più di un'età più avanzata, aveva questa relazione con Sri Chaitanya, quando apparse Sri Chaitanya. Chi era Sri Chaitanya? Sri Chaitanya è Krishna dopo le... è venuto per chiamare Sri Chaitanya dicendo: qui hai bisogno, qui la situazione è drastica, la situazione di questa era, di questa era di Kali, vediamo in questo mondo di oggi, è abbastanza drastica la situazione, disparata la situazione,
E così c'è bisogno di un intervento personale dalla parte di Krishna o Dio stesso. Così Advaita Acharya pregava, offrendo sue devozioni, pregando per un intervento divino. E così ha chiamato Sri Chaitanya. Sri Chaitanya è l'aspetto di compassione e misericordia del Signore, è proprio la personificazione di compassione divina. E Sri Chaitanya Mahaprabhu è venuto per stabilire anche questo canto. Perché cantiamo Hare Krishna? Perché siamo tutti seduti qua a cantare Hare Krishna, questo mantra, queste tre parole. Perché è un'opportunità, queste tre parole sono, non sono diverse dal il Signore stesso, dal Divino stesso. E così c'è un'opportunità, semplicemente cantando, ascoltando, mantra Hare Krishna, sei direttamente in contatto, come siamo in, se tu metti un pezzo di ferro dentro il fuoco, il pezzo di ferro gradualmente in contatto con il fuoco diventa come il fuoco, prende le stesse qualità come il fuoco. Nello stesso modo, mettendoci in contatto con l'energia divina, con la personalità divina che è presente e non è diverso dal nome, dal suono, dal Hare Krishna, noi risvegliamo la nostra natura spirituale, perché come il ferro diventa il fuoco, praticamente ha la stessa qualità del fuoco dopo un po' di tempo che stai dentro il fuoco. Se anche noi, se stiamo dentro il fuoco del vibrazione e sonore del santo nome, diventeremo anche noi spirituali. Questa copertura di materia pian piano si scioglie e riprendiamo il nostro, perché la nostra natura vera è spirituale, eterna, pieno di felicità, pieno di conoscenza. È solo in questione di Hare Krishna, benvenuto. Stoffa qualcosa. Così Sita Thakurani, poi domani Lalita Devi, perché in origine c'è il maschio originale Krishna e la femmina originale Srimati Radharani, ma per noi è ancora più importante Srimati Radharani, perché lei è la personificazione di amore, dell'energia dell'amore, come il titolo della conferenza. E lei espande per espandere il servizio e lo scambio di amore, lei espande in altre forme. Una delle sue prime espansioni è Lalita Devi, che appare domani, Sita Thakurani anche un'espansione. E queste personalità non sono persone o donne ordinarie come voi, come noi, ma sono espansione dell'energia divina, perché hanno questa energia infinita di amare, servire e amare il Divino, il Supremo Krishna. E così quando possiamo meditare o cominciare a conoscere, è importante anche conoscere queste personalità, perché la nostra storia, la storia di questa cultura, ci sono tanti personalità molto importanti, molto significative, che ci danno l'esempio di come entrare in nostra relazione amorevole con il Signore. Intimo, di timore o reverenza o paura, ma di intimità. Intimità, come Sita Thakurani, hanno relazioni, come menzionato settimana scorsa, hanno relazioni di, si chiama Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa significa il sentimento di una madre verso il figlio, e lei aveva questo sentimento verso il Signor Chaitanya, che era bambino, e portava sempre i regali, portava sempre
qualcosa per il signor Chaitanya. Avevo questo tipo, e questo è il mondo spirituale è un'infinita varietà di scambio di amore, non c'è altro. E questo amore, queste relazioni, questi scambi di amore danno così tanto piacere, così tanta estasi, così tanta felicità che nessuno vuole riposare, non c'è bisogno di riposare o staccarsi o andare in vacanza, non c'è questo contrasto come viviamo qua in questo mondo di fatica, oppressione, sofferenza, poi uno stacco e riposo. E poi riprendere a faticare, a lavorare. No, il mondo spirituale è solo gioia e servizio e amore e basta, non c'è altro. Ma per raggiungere questa piattaforma, ovviamente c'è un sentiero, c'è un passaggio, c'è un modo per raggiungere questa. E richiede, come abbiamo detto all'inizio, oggi si osserva anche un altro evento, come sappiamo, magari qualcuno è giovane, non si ricorda, ma sì, anche è successo prima che nascessi. Il 11 settembre, per qualsiasi americano si ricorda dove era quel giorno lì, io mi ricordo che eravamo in un concessionario di camper. Ti ricordi? E qualcuno ha detto, guarda, vieni qua a guardare la televisione. Poi ha visto questa scena. Poi c'è un infinito di dibattiti se è successo veramente, chi l'ha fatto, eccetera, eccetera. Ma non entriamo in questi discorsi. Sappiamo che queste attività, questi eventi, queste situazioni che succedono continuamente, quello era molto drammatico ovviamente. Poi dopo volevo raccontare un esempio di come un spiritualista, come le persone dedicate al cammino spirituale, sono protetti. Che vi racconto una storia che è successa proprio questo giorno, 20 anni fa, proprio lì a New York. E poi dopo un'altra che è successo a Roma tanti anni fa, forse 30, più di 30 anni fa, quasi 40 anni fa. Come in questi eventi karmiche, perché sono eventi karmiche, quando c'è contrasto, sofferenza, attacchi, violenza, eccetera, sono accumuli di karma che arriva amministrata da alcuni, che crea nuovo karma per loro e sofferta da altri che meritano quel karma lì. Invece una cosa che potrebbe sembrare karma per tutte queste persone, vediamo quando uno è uno spiritualista è sotto una certa una protezione particolare. C'era un nostro amico che quel giorno, che era di New York quel giorno lì, e ogni, non mi ricordo che giorno era, un mercoledì o un martedì, e ogni quel giorno della settimana lui aveva un contatto per i suoi affari, lavorava, faceva un business, e quel giorno lì è il giorno che lui portava ogni settimana un cheesecake, un blueberry cheesecake. Sapete che cosa è il blueberry cheesecake? Lo fanno in America, sono buonissimi, fatto tutto di formaggio, una torta con marmellata di mirtillo sopra, una cosa divino. E lui faceva questa torta e la portava alle sue associate, colleghe di lavoro, dove? Nelle due torri, un ufficio in quel palazzo. E lui praticamente è partito da casa la mattina presto per andare là. È arrivato. Mi raccontava che è arrivato su un punto un po' più alto da Brooklyn o Queens, dall'altra parte di New York, e vedeva le due torri, ha visto tutta la scena. No, prima ricordava, oh no, ho dimenticato la torta.
ho dimenticato la torta, così si è arrivato fino a un certo punto e penso, oh, ho dimenticato la torta. E poi mentre pensavo che ho dimenticato la torta, devo girare e tornare a casa, l'ho vista tutta la scena, che praticamente se non avessi dimenticato la torta, era lì dentro il lettore, quel momento lì. Invece era un devoto del Signore, uno spiritualista, e Krishna Aranjata che ha fatto di me. Krishna dice nella Bhagavad Gita, da me viene ricordo e dimenticanza. E così Krishna ha fatto dimenticare la torta. Così non era il suo karma, è stato protetto da Krishna. Poi un'altra storia molto interessante, come funziona il karma e come chi prende rifugio al divino, a Krishna, è protetta, cambia il suo karma, cambia le sue reazioni. Tanti anni fa a Roma c'era un gruppo di devoti che sono arrivati per salutare, c'erano tre persone insieme con uno che partiva per Israele, aveva un volo per Israele quel giorno lì, e le altre tre persone, uno guidava e l'altro due l'accompagnava, che era la persona responsabile per tutto il movimento in Hare Krishna in Italia a quei tempi. E sono arrivati lì, ha lasciato lui, e lui era al desk per fare il check-in con il biglietto. E a questo punto al desk di El Al è la linea aerea di Israele, e proprio a quel momento arriva due terroristi, che uno che tirava una bomba dentro l'aeroporto, altri cominciava a sparare, e poco prima questo devoto, che è incredibile di questa storia, un minuto prima, queste volte, ha detto, oh, devi controllare il tuo biglietto, devi andare su, c'è un ufficio qua su, devi andare su. Lui è andato su, e dentro un ufficio, un piano sopra, sentiva spari, eccetera, si è messo dentro una scapuzzina, si chiuse dentro una scapuzzina, e vedeva tutte le agenti dal LA che scappavano giù, tutti. Cominciamo. Questo era l'aeroporto di Roma, forse non sapevi che è successo questo. E lui era su, proprio un minuto prima è stato mandato su. Un altro devoto, un'altra persona che guidava la macchina, che è andato a parcheggiare la macchina, ha trovato una scatoletta di biscotti dentro la macchina, e si è fermato lì nella macchina a mangiare questi biscotti, proprio al momento che è successo. Poi l'ho visto tutta la gente che scappava, correva fuori dall'aeroporto, spari, eccetera. Un altro che l'aveva accompagnato, questa persona al desk per fare il check-in, doveva fare una telefonata, questa era quasi 35 anni fa, non c'era cellulare, doveva andare fino dall'altra parte dell'aeroporto dove c'è una cabina telefonica. Lui era giù alla cabina telefonica, quello era dentro la macchina a mangiare i biscotti, e un altro, il quarto, e l'altro, il primo, era su in ufficio, nascosto nello scapuzzino. In questo momento hanno tirato una bomba dentro, era interessante perché gli israeliani, perché tutti quelli che lavoravano in questa linea aerea erano tutti militari, tutti. Al momento che scattava le allarme erano tutti lì a sparare. Invece gli italiani mi sembra che hanno sparato, perché contano le pallottole alla fine di questo tipo di interventi. Mi sembra che gli italiani, che c'erano tutti i guardiani, gli italiani hanno sparato, non so, 5-10 pallottole. E gli israeliani, non so, centinaia, senza se sono scappati.
e l'altro il quarto pensa come il karma funziona, qualcuno è morto, qualcuno e questi quattro persone spiritualisti erano proprio lì, dovevano essere lì, proprio al centro di questo evento. Beh, in qualche modo Krishna l'ha mandato tutti e quattro in posti diversi. Il quarto mi raccontava che è arrivato e c'erano delle scale che scendeva un po' all'aperto, una scala che scendeva in mezzo della sala. E lui si è nascosto dietro, lui ha visto tutto, lui ha visto spari, gente morta, ha visto tutte le scene, ma era protetto dietro le scale. Per dire come ci sono tante cose brutte in questo mondo di invidia, di lotte, di desiderio di controllare gli altri, uccidere gli altri per prendere il sopravvento, eccetera. Ma se uno prende rifugio seriamente nell'energia spirituale, sarà protetta da questi, come adesso stiamo vivendo un periodo di grandi conflitti, di problemi, eccetera. Ma se uno prende seriamente i suoi impegni spirituali, pratiche spirituali, sarà al di là, al di sopra, fuori da questa dualità di questo mondo. E questa è una realtà che uno può sperimentare. Come l'ho visto, ci sono anche altri casi simili di situazioni dove gli spiritualisti erano proprio lì in mezzo di un conflitto, una situazione, ma in qualche modo erano protetti. Anche se era il momento di morire, di lasciare questo corpo, anche per lo spiritualista è protetto lo stesso, perché va a una situazione migliore, si trasferisce subito in una situazione migliore, lascia questo corpo fisico e entra in una situazione migliore. Non è mai perso, la sua vita non è mai persa. Ma generalmente ci sono vari casi così dove karmicamente c'erano chi doveva morire in quella situazione è morto, ma gli spiritualisti erano protetti. E noi, se ci tiriamo fuori da queste condizioni di invidia, di lotta, di critica verso gli altri, di desiderio di essere superiore agli altri, invece realizziamo che la nostra natura è di essere servitori degli altri, servitori con amore verso tutti gli esseri viventi, non in conflitto, ma in servizio per aiutare gli altri, non per... E questo vediamo nella perfezione. Nella perfezione vediamo in questa energia dell'amore che viviamo, che è personificata da questa personalità Sita Thakurani oggi, la sua apparizione Lalita Devi domani, e Srimati Radharani martedì è l'apparizione di Srimati Radharani. Così faremo una piccola festa qua al 120, non so come esattamente, ci teniamo informati. Magari se avete, grazie che siete venuti per la vostra partecipazione nel canto Hare Krishna. Come noi si sente che siamo in un cerchio, che siamo in un'altra dimensione, ci sono tante cose che stanno andando avanti intorno qua, ma si sente che ci siamo assorti, concentrati sull'energia spirituale, si sente che siamo in una bolla protetta.
Io mi ricordo quando, pensando in un'altra situazione di conflitti, di difficoltà, quando sentivo la protezione divina, mi ricordo che eravamo a tanti anni fa, in una situazione come questa, non eravamo nel parco, eravamo al centro di San Francisco, a cantare all'angolo più folato di San Francisco, la più famosa, più folata, piena di gente che passava. A un certo punto, due cose sono successe. A un certo punto, ho cominciato a correre i ragazzi, perché era il periodo della guerra di Vietnam, ho cominciato a correre i ragazzi che tiravano sassi nelle vetrine di tutti i negozi lungo la strada, e poi a un certo punto è arrivata tutta la polizia con le scude, i bastoni, e tutto un truppo di, non so, 20 poliziotti che correvano dietro questa strada. E passavano proprio, mi sembra che c'era anche, mi ricordo, fumo, e passavano proprio accanto a noi, noi continuiamo a cantare, continuiamo a cantare come cantavamo prima qua, e arrivò l'Emilio, Hare Krishna. E sentivamo completamente protetti, completamente al di là, non c'è nessun sasso arrivato in testa, nessun poliziotto, un bastone in testa, e continuiamo a cantare. E se, come si dice, avessimo smesso a cantare, entrando, oh no, come facciamo? E sicuramente veniva addosso tutti i problemi, i conflitti. Così, se prendiamo rifugio, che ci concentriamo su questa energia dell'amore, l'energia personificata di queste personalità, Sita Thakurani, Lalita Devi, e poi in primo posto Srimati Radharani, che è la personificazione di amore per Krishna, noi saremo in un'altra dimensione, in un altro mondo, non saremo toccati. Anche se le difficoltà arrivano fisicamente o intorno a noi, non saremo toccati o disturbati. La nostra vita interiore andrà avanti noi stessa. Anche in quel periodo lì a San Francisco, ho raccontato qualche volta, ma è interessante vedere che c'è varie persone nuove qua. Eravamo in una piazza un po' più su di questa strada, al centro di San Francisco, e il presidente degli Stati Uniti era dentro un grande albergo, hotel, in quella piazza. Nixon era il presidente a quei tempi. Tutti lì a protestare contro di lui, contro la guerra, eccetera, e ci siamo messi lì a cantare, a cantare Hare Krishna, e il problema è che eravamo contro, cioè, tutte le entrate dei negozi, perché erano zone commerciali, tutti i negozi intorno a questa piazza, una piazza molto grande, questo spazio qua. Il problema è che la polizia hanno deciso di entrare con i cavalli, sono arrivati con i cavalli, i bastoni lunghi. Tu pensi che America, tutti liberi, tutti sono stati conflitti anche là. E sono arrivati con questi bastoni lunghi così dal cavallo. Non è che diceva, ma voi siete arrivati, no, no, cominciava a tirare verso tutti. E tutti cercavano di entrare nei negozi, nella porta dei negozi. Io mi ricordo ancora oggi, lo vedeva che i padroni dei negozi cominciavano a uccidere naturalmente. E poi, in qualche modo tutti noi siamo riusciti a trovare una porta aperta, siamo entrati tutti nei negozi, poi abbiamo visto tutte le scene, mazzate a tutti i ragazzi lì in piazza. Adesso è tutto tranquillo, ma ai tempi c'erano tanti. Ma lo spiritualista vive in un'altra dimensione, vive, quando siamo in contatto con l'energia spirituale, viviamo in un'altra dimensione. Dimensione spirituale. Lasciamo tempo per domani.
E l'energia materiale cercherà sempre di tirarci giù, tirarci dentro, di farci dimenticare, di coinvolgerci in questi conflitti di dualità. Noi dobbiamo sforzarsi di essere sempre in contatto con l'energia spirituale e sentirsi sempre questa liberazione, questa protezione dalla questa dualità di questo mondo materiale. E questo è possibile, specialmente Hare Krishna, quando cantiamo Hare Krishna, Hare vuol dire Srimati Radharani, è l'energia dell'amore, la personificazione dell'amore divino, la personalità che ama più di tutti Krishna. Che la Srimati Radharani è Krishna che riceve l'amore e poi dà ancora più amore indietro. Questa è la lezione. Quando cantiamo Hare Krishna stiamo vivendo, entrando in questa relazione di amore tra Radha e Krishna. E più che siamo sempre in contatto con questo, tutte queste cose che stanno girando intorno non ci tocca, non siamo disturbati o soggetti a queste cose esterne. E questo vale in tutta la nostra attività, tutta la nostra vita, in questione di più che siamo assorti, concentrati a ricordare, cantare, ascoltare, più saremo protetti, liberi da... E se no, è facilissimo, se no, l'energia materiale è molto potente, perché è l'energia di Krishna, del divino, e saremo tirati dentro. È un mondo di paura, di dualità, di ansia, eccetera. Come sappiamo benissimo che viviamo, siamo tutti qua. Allora io vorrei concludere qua e vedere se avete qualche domanda a riguardo, che riesce a concentrare. Come l'altro microfono? C'è l'altro microfono? Puoi spruzzare? Niente, avete qualche commento, qualche riflessione a riguardo? Così se volete festeggiare con noi domani alle 4 c'è un incontro online con Radhana Swami, ma non in italiano, in inglese soltanto. E martedì faremo, se guardate l'informazione, le cose che mandiamo di solito, faremo una piccola festa qua al centro del conto in onore di Srimati Radharani. Che veramente è più misericordia. Srimati Radharani è proprio la parte femminile, la compassione, misericordia, amore. E le persone, infatti noi, nostra scuola, nostra linea, siamo devoti di Srimati Radharani. Per ottenere le misericordie di Krishna dobbiamo servire, glorificare e amare Srimati Radharani. E così non sentiremo più il bisogno di riposare, sentiremo sempre freschi, pieni di energia. Infatti i devoti, i primi seguaci di Srila Prabhupada, non riuscire a stare dietro, aveva così tanta energia a 70, 74, 75 anni. Il suo periodo che si impegnava di più era da 70 a 80 anni. Di solito uno non vede ora di riposare, di andare in pensione, di rilassare, di non fare niente. Invece Srila Prabhupada non dormiva. Per scrivere sui libri non dormiva pochissimo, camminava velocissimo, era sempre impegnato, perché si gusta. Servizio devozionale offerto a Krishna, c'è un piacere, una soddisfazione che non ti viene vuole la necessità di riposare. Chiaro, finché abbiamo corpi materiali, un po' di riposo è necessario per riprendere le nostre attività,
ma non è il nostro scopo di un eterno riposo. Il nostro scopo è un eterno servizio devozionale con amore. Non... Nessuno ha una domanda? Commento? Cosa deve fare io? Qualche domanda? Non ho mai... Dove li conosci? Ti conosco. No, lui. Come ti chiami? Filippo. Filippo. Ti ho già visto più di una volta, sì, sì, sì. Non mi ricordo esattamente le circostanze, ma mi ricordo di te. Anche là, anche loro. Cerca di conoscere di più queste personalità. Sita Thakurani, Lalita Devi, Srimati Radharani, sono descritte nella nostra letteratura, specialmente le libri sul Signor Chaitanya, perché il Signor Chaitanya è Krishna stesso in una forma proprio di compassione e misericordia, che regala a tutti amore divino. E che cosa, chi è il Signor Chaitanya? Il Signor Chaitanya è Dio stesso, Krishna, che vuole entrare nel sentimento di Srimati Radharani. Non riesce a capire cosa sentono i devoti che lo amano. L'unica cosa che Dio non riesce a sperimentare è amore per lui, perché lui è nella posizione di essere amato. È l'ultimo, l'unica cosa che lui non riesce a capire. Così come il Signor Chaitanya entra in questa mentalità, infatti prende lo stesso colore di Srimati Radharani, dorato, e dimostra come servire, come amare Krishna, invece di essere Krishna che è amato. E il Signor Chaitanya è l'avatar di questa era, l'era in cui viviamo, Kali Yuga, e lui è l'avatar o l'incarnazione per quest'era. Per noi è più importante, lui ci insegna, è Dio che insegna come amare se stesso, ci insegna con l'esempio, come essere devoto, come praticare bhakti, ci insegna con il suo esempio, che dimostra non come Dio, ma come i servitori eterni di Dio. Sette e mezza è il suo. C'è il tramonto. Abbiamo già cantato in scimmie, di solito cantiamo adesso, no? E adesso siete tutti invitati di andare al centro Vaikuntha e c'è cibo spirituale, prasada, che sarà servito, potreste entrare, avere il darshan, vedere le divinità, prendere prasada, e siete richiesti di mangiare o fuori, nella piazzetta, o portare, se volete, se avete, non dovreste andare, portare via una scatoletta di prasada. E grazie a tutti per la vostra attenzione, nonostante le situazioni. Vedremo, non abbiamo ancora capito bene come faremo, perché non resterà caldo per sempre, per tutta l'anno arriverà il freddo, ci arrangiamo in qualche modo. Il centro Vaikuntha resterà aperto, sì. non si chiude, in qualche modo andremo avanti, faremo quello che è necessario per andare avanti. Hare Krishna.